Cari amiche e cari amici di Re dei Re Web TV, buongiorno e ben ritrovati. Voglio insieme a te questa mattina lodare e ringraziare il Signore per la gioia che mi dà di condividere la sua santa parola. Il testo biblico che questa mattina Re dei Re ti propone lo leggo nella terza epistola di Giovanni, il capitolo 1, i primi 4 versetti. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo in verità, carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Mi sono infatti grandemente rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità in quanto tu cammini in verità. Non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Ma che bellissima intestazione a questa lettera piena di affetto e piena di amore da parte di Giovanni, manifestato in una maniera così spontanea, questa amicizia, questo affetto nei confronti del suo carissimo amico Gaio, che è anziano di una delle comunità in cui probabilmente Giovanni ha operato in quanto pastore, ed è a lui che si rivolge questo capitolo e fa degli elogi a Gaio, lo considera carissimo e gli augura, gli esprime un desiderio veramente profondo che egli prosperi in ogni cosa e goda buona salute, così come prospera la sua anima. Quindi Gaio è un uomo consacrato al Signore, un uomo dedito all'opera del Signore, è un uomo che serve la sua comunità in qualità di anziano. E Giovanni esprime questa sua allegrezza perché ha ricevuto testimonianza su di lui da alcuni fratelli che sono andati a trovare Giovanni. Ed è una testimonianza profonda. In che cosa consiste questa testimonianza? Consiste nel mettere in evidenza come Gaio sia veramente un uomo fedele alla verità, cioè fedele a Cristo Gesù. Perché Gaio non soltanto è fedele alla verità in parole, ma anche in atti, perché Giovanni aggiunge, perché tu cammini in verità. Quindi è un aspetto questo interessante. Gaio non si preoccupa semplicemente di vivere la sua fedeltà alla verità tramite il servizio, tramite la parola. No, no, lui cammina in verità, lui cammina con Cristo Gesù. Cristo Gesù cammina accanto a lui, a fianco a lui. Ed è questo il motivo per cui Giovanni non può fare a meno di esprimere la gioia. Giovanni dice: non ho gioia più grande di questa. Giovanni è contentissimo e gioioso. Di che cosa? Di sentire che i miei figli camminano nella verità. E io credo, carissima, carissimo che mi stai ascoltando, credo che sarebbe bello sapere che il Signore, il nostro buon Dio, possa dire la stessa cosa di me e di te. Cioè possa sentire delle buone testimonianze di vita, di fede e di cammino nella verità da parte degli altri. È bello sapere che il Signore possa esprimere la gioia verso di me, verso di te, nel sentire che noi, io e te, camminiamo nella verità. Tenete a mente queste parole: camminare nella verità. Camminare nella verità significa compiere gesti concreti, come il carissimo anziano Gaio. Ti lascio con questo punto finale su cui ti invito a riflettere. Camminare nella verità è ciò che il Signore desidera maggiormente da parte mia e da parte tua. Ti lascio con questo pensiero, con questa riflessione. Ti auguro una buona giornata e le più ricche benedizioni del cielo in Cristo Gesù che ritorna. Amen.